Paura la scorsa notte a Pagani, nell'agro sarnese Nocerino, dove intorno alle 3 l'esplosione di un ordigno rudimentale all'interno di un cantiere edile di una società di costruzioni locale ha svegliato di soprassalto gli abitanti della zona. All'interno del cantiere si stava lavorando per realizzare fabbricati per civili abitazioni. L'esplosione ha causato danni ad alcune pareti della struttura ancora allo stato grezzo per un ammontare di poche migliaia di euro. Sul posto si sono recati immediatamente i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. L'ordigno è stato fatto esplodere in un garage del cantiere edile di via Guaritori a Pagani, dove, come dicevamo, erano in corso lavori per edificare 2 palazzine. I carabinieri hanno ascoltato il titolare del cantiere per cercare di capire se avesse ricevuto nei giorni scorsi telefonate sospette o intimidazioni. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore e gli artificieri che hanno rinvenuto altre bombe radiocomandate non esplose. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se le indagini dei militari seguono quella dell'avvertimento a scopo estorsivo, che appare al momento più probabile.